da San Paolo continua il corteo contro l'aggravo. Siamo arrivati adesso davanti alla sede centrale di quest'ente, che ricordiamo che è l'ente che controlla tutte le comunicazioni, le telecomunicazioni brasiliane, e appunto agendo con forte controllo su quella che è l'informazione libera e quant'altro. E in questo momento siamo davanti alla sede centrale, dove hanno appena attaccato uno striscione e stanno imbrattando il logo del palazzo. Ricordiamo che il corteo di oggi ha una composizione molto, molto mista. Oltre alla Gioventù Popolare, quelli che possono essere definiti i coordinamenti studenteschi qua in Brasile, c'è anche una forte partecipazione dei Black Bloc. I Black Bloc sono coloro che creano un immaginario molto forte qui in Brasile, con pur determinate differenze tra Rio de Janeiro e San Paolo. Non sono un movimento strutturato. E qui a San Paolo si assumono appunto il compito di proteggere il corteo sia dalle forze dell'ordine, dagli scontri che potrebbero esserci con le forze dell'ordine, sia dalle probabili infiltrazioni di essi. Si dispongono ai lati e davanti ai cortei e creano un immaginario con questi volti coperti.